www.coachfactor.it, il primo podcast italiano per allenatori, creato da allenatori. Benvenuti ad un nuovo episodio di Coach Factor, il primo podcast italiano per allenatori, creato da allenatori. La puntata di oggi conclude il ciclo dedicato a Luca Cristofani. Dopo aver spaziato in diversi ambiti della pallavolo, dalla gestione del gruppo alla programmazione stagionale, dalla conduzione della gara agli aspetti tattici, in questa puntata Luca farà alcune riflessioni sulla pallavolo di oggi, su come è cambiata e sugli aspetti determinanti per il settore giovanile. Infine affronteremo alcuni temi più leggeri, meno specifici ma al contempo molto interessanti, per capire il punto di vista di uno dei guru della pallavolo giovanile italiana. www.coachfactor.it, il primo podcast italiano per allenatori, creato da allenatori. Io adesso passerei a una parte un po' più leggera, diciamo così, una parte meno tecnica e più appunto legata agli aspetti di vita quotidiana di noi allenatori, no? Sì. E la prima domanda che ti faccio, perché ne ho parlato con diversi allenatori anche di Serie A di questo tema, è se c'è qualcosa che tu che noi allenatori facciamo durante gli allenamenti perché siamo abituati a farlo, perché le giocatrici ce lo chiedono, che però secondo te non ha nessuna utilità. Io faccio sempre questo esempio: molte giocatrici adorano fare il bagherone, che per me è di una inutilità sconvolgente, però 10 minuti al mese, vabbè, facciamo il bagherone. C'è qualcosa che tu ti trovi a fare anche se secondo te non ha nessuna efficacia, però si fa perché l'abitudine lo richiede? Allora, è difficile la risposta, perché poi in realtà la risposta sarebbe no, anche se poi in certe situazioni torneistici si fanno pochi allenamenti, si gioca un po' di più, quegli allenamenti magari sono più di gioco, di scherzo, un po' una preparazione alla gara. E io invece capisco l'esigenza dell'alto livello, in cui comunque un allenatore che ha giocatori già formati deve anche cercare di motivarli in palestra, quindi trova strategie che forse ai fini metodologici non hanno quello che tu dici, però invece hanno un riscontro importante dal punto di vista di socializzazione del gruppo, che ha un valore spesso superiore a tutto l'altro aspetto. Quindi io distinguerei quando si fa a livello giovanile e quando si fa ad alto livello. Ad alto livello credo che inventarsi alcune cose così possa essere molto utile. A livello giovanile solo in certi momenti, per dare magari, quando vedi il gruppo un po' giù di tono, per dargli un po' di spinta, un giocherellino, cioè, non sono contrario, ma io come al solito nella vita non sono contrario a niente, io sono aperto a tutto. Io quando così per gioco studiavo un po' di medicina, no? Studiavo medicina, appassionato, che loro hanno 5.000 anni di tradizione, la loro agopuntura, la loro farmacologia cinese, però se poi arriva il cortisone lo prendono, se prende, arriva l'antibiotico lo prendono, cioè se capiscono che è giusto lo fanno loro. Cioè questa apertura a prendere qualsiasi cosa senza rifiutare niente, con le giuste dosi, secondo me è fondamentale. Quindi io credo che pure noi allenatori non dobbiamo avere preconcetti, capire perché quella cosa va fatta, come può essere usata e usarla per quello che poi noi abbiamo, nella nostra cultura, ma senza dire no a niente. Chiaro. Ti faccio adesso una domanda molto personale. C'è stato un momento della tua carriera dove hai detto: ok Luca, sei stato bravo, cioè ti sei sentito bravo, o comunque più bravo rispetto ai tuoi colleghi, qualcosa, senza falsa modestia o presunzione, per l'amor del cielo, c'è un momento della tua carriera, un risultato anche non solo di squadra, anche vedere una tua giocatrice a un certo livello e dire: se sono riuscito a portarla lì vuol dire che ho lavorato bene. E allora, in generale questi momenti nella mia vita durano, non dico pochi secondi, ma insomma pochi minuti o qualche ora, perché appena fatto un risultato, io mi ricordo con Andrea Scozzese, il nostro presidente, che è morto 4 anni fa, adesso c'è il suo ricordo in memoria, mi ricordo la prima volta, il primo anno, 5 anni fa che sono arrivato, vincemmo il campionato Under 16, lui mi telefonò
E io non gli parlavo dell'under 16, ma gli parlavo dell'under 18 che doveva essere giocata qualche giorno dopo, no? E lui mi disse: sei incredibile, perché poi in realtà ci assomigliamo su questa cosa, perché subito io, neanche era finita il tempo di gioire, stavo già proiettato alla finale successiva. Questo è il mio modo di essere. Facile quello che, per esempio, il mondiale giocato in Giappone da straordinarie ragazze guidate da Mazzanti, che sono fatto un lavoro strepitoso, vedere quattro atlete della nostra scuola lì mi ha emozionato in maniera fortissima, più di uno scudetto. Cioè lì ero proprio fuori di me e ho detto: cavolo, quanto siamo stati bravi. Perfetto, hai risposto perfettamente alla mia domanda, era quello che volevo sapere. E invece della tua lunga carriera, andiamo anche sul senior, non necessariamente giovanile, ti è mai capitato di allenare una giocatrice con la quale non andavi proprio d'accordo, o addirittura che ti sei proprio trattenuto dall'appenderla al muro, ma con la quale ti sei imposto, diciamo, di trattenerti per il bene della squadra e salvaguardare gli obiettivi? Cioè, una giocatrice che avresti mandato volentieri a casa, però riconoscendo le sue capacità, riconoscendo l'importanza per il gruppo, hai detto: va bene, mi mordo la lingua e vado avanti. Se è successo, come hai gestito questa situazione? Allora, anche qui devo fare una differenziazione, perché a livello giovanile questa cosa è più semplice da realizzare, specialmente quando comunque hai un certo tipo di autorevolezza. E mi interessa molto questo aspetto, perché in realtà io mi sono formato proprio in questo modo. Allora, ogni volta che a livello giovanile ho una situazione del genere, mi metto io nella condizione dell'errore. Okay. Quindi sono io che sto sbagliando a non trovare il giusto canale di comunicazione, e quindi finché non lo trovo ci lavoro sopra. E questo per me è stata l'educazione con cui sono cresciuto. Quando poi questo discorso si trasporta nell'idea della seniores, purtroppo non è così, nel senso che molto spesso quel giocatore, magari che ha la sua magari senza un motivo specifico, senza che ci sia un atto per cui lei ha antipatia nei tuoi confronti, può accadere. E quindi uno deve partire che non è sempre colpa tua, specialmente a livello seniores. Quindi io distinguerei molto chiaramente questi due aspetti. Yeah. Quindi a livello seniores, in generale, cerco di gestire da professionista, cerco di entrare poco nel suo mondo così un po' complicato, e prendo quello che mi può dare. Non vado a scontro, non cerco per forza un chiarimento, non dobbiamo per forza andare d'accordo tutto l'anno. Tu vieni in palestra, fai il tuo lavoro, io ti alleno, sono lo strumento che tu puoi utilizzare per fare il tuo percorso, e punto. Cerco di viverla un po' serenamente, mentre a livello giovanile sono io il responsabile, devo farlo andare, allora finché le cose non funzionano. Ma questo è stato per me un percorso importante, perché all'inizio non era così. All'inizio io mi imponevo, adesso cerco di farlo capendo qual è perché la ragazza sta facendo questo, parlo della giovane, e come posso aiutarla nel non farlo. E nelle giovanili ci sono molte situazioni così, ma certo, si possono affrontare, un po' di esperienza, magari l'aiuto di qualche persona specializzata, oggi ce ne sono tante. Secondo me si può fare un percorso di crescita, e quando l'atleta fa questo è una meraviglia. Io non voglio fare nomi, non è carino, ma noi negli ultimi anni abbiamo avuto atlete veramente difficili a livello giovanile che poi stanno facendo benissimo nell'alto livello e sono cambiate totalmente. Quella è anche una bella vittoria. Ecco, io ti ringrazio per il contributo che hai dato, perché seppur su un tema leggero hai introdotto secondo me un aspetto che io considero importantissimo e che accomuna tutte le persone che hanno successo nella vita, ovvero quello di cercare l'errore del proprio comportamento e non cercando una causa esterna o un alibi. Quindi seppur la domanda fosse appunto abbastanza leggera, hai dato un contributo importante. Io credo molto in questa cosa qua, nel fatto di cercare sempre per prima cosa l'errore dentro di noi. Quindi hai dato un contributo importantissimo. Ti ringrazio. Ti faccio un'altra domanda, un po' simile, senza fare nomi ovviamente, no? Legati dal segreto professionale. Ti è mai successo di fare una scelta
indipendentemente se positiva o negativa, sulla base di condizionamenti umani, piuttosto che cioè, invece che tecnici. Esempio, ho schierato una giocatrice perché se lo meritava per l'impegno, pur non meritandolo magari per le capacità, o il contrario, questa giocatrice qua si è comportata male, non ho simpatia, la tengo in panchina per fargliela pagare. Al allora, di là dell'aspetto giusto o sbagliato, ti è mai capitato di essere, siamo umani anche noi? Sì, allora all'inizio della carriera ho fatto qualche errore così, poi nel tempo ho capito alcune cose secondo me fondamentali. Per esempio, noi siamo sicuri che noi possiamo metterci al di sopra della squadra o dobbiamo scegliere per la squadra? Cioè, quando io punisco un atleta, sto punendo la squadra, e io chi sono per deciderlo? Quindi ci sono alcuni aspetti, per esempio comportamentali, che secondo me deve entrare in atto la società, il direttore sportivo, il presidente, cercando di togliere questo peso, questo aggravio sull'allenatore, e per punire il giocatore deve punire la squadra. Non mi piace. Quindi okay, comunque la società, che sugli aspetti comportamentali intervenire sull'aspetto magari del mancato della distrazione, invece l'allenatore deve trovare strategie che non influiscono nel risultato per cercare di portare quell'atleta al livello giusto di impegno, di attenzione delle altre giocatrici. Quindi io distinguerei totalmente questo aspetto. Ok, e in senso positivo ti è capitato di dire faccio la scelta non migliore per la squadra ma per premiare l'impegno o la dedizione, lo spirito di sacrificio della giocatrice, magari non nella partita fondamentale, questo è chiaro, cioè il cosiddetto contentino, chiamiamolo così. Sì, e no. Sinceramente no. Nel senso che quello che io faccio, e questo ho detto prima, noi abbiamo la possibilità di fare una strategia e quindi di avere il doppio campionato, serie e categorie, per dare spazio a tutte, e quindi noi programmiamo lo spazio. Se per esempio una ragazza per un'influenza o per un problema non ha potuto giocare la Serie B, anche se è titolare, di categoria, e così cerchiamo a tutte, e lo spazio è solo in relazione alla crescita dell'atleta. Quando invece parlo di più alto livello, quello che mi piace sempre pensare è che devo sempre mettere in campo il meglio per la squadra, quello che può darmi il maggior risultato. Io cinicamente amo dire che i giocatori che mi stanno simpatici sono i più forti, quindi quando qualcuno si fa influenzare da questo aspetto io non lo condivido. Per me viene il giocatore forte in relazione alla possibilità che la squadra deve avere per fare il risultato, e punto. Sei stato chiarissimo. Okay. Ti faccio, mi ero preparato questa domanda qua, però in parte tu mi hai già risposto nel corso dell'intervista. Adesso si sente parlare sempre più spesso del mental coach. Io volevo chiederti se tu prevedi questa figura nel tuo staff, ma mi sembra appunto che mi hai già risposto, voi avete questa figura. Cosa ne pensi, qual è la tua riflessione sul mental coach, o meglio in che contesti ha senso inserirlo? Perché l'allenatore di Under 14 che fa il campionato territoriale magari sì, oppure anche in quel contesto lì può essere utile. Allora, innanzitutto, a cosa serve il mental coach? Mi sorrebbe dire, cioè non sta a me diciamo dare una definizione così importante, però io credo che il mental coach non serva a vincere, come pensiamo tutti, serve solo ad affrontare, solo serve per affrontare lo sport nella giusta maniera. Però questa è una mia definizione personale. Sulla base di questo posso pensare che serva a tutti nei modi differenti, quindi non si deve pensare ah, c'ho la squadra forte, devo vincere, allora mi serve il mental coaching, perché se perdo non funziona così. Quella è una figura professionale che abitua per esempio il bambino giovane ad accettare nel modo giusto, a superare i propri limiti, capire che il limite non è un vero limite ma è solamente un percorso che sta facendo, e quindi se l'allenatore da solo non è in grado di aiutare l'atleta anche in questo percorso, perché no? Un bravo mental coach ci può aiutare. Perfetto. Ti faccio l'ultima domanda con la quale mi piace chiudere le interviste. Ed è questa. Se tu avessi il potere di farlo, fossi il capo supremo della pallavolo mondiale, quali modifiche apporteresti alla pallavolo per il bene del movimento? E faccio riferimento sia a questioni di regolamento, quindi l'altezza della rete,
ma anche aspetti organizzativi, tipo la